Allora ci siamo, si parte. Set nuovo, stagione nuova, anche in parte anche vita nuova. È emozionante. Allora, si parla di ricette, qui non si parla di vita, filosofia o altre, sempre ricette, però sono comunque importanti. Una cosa, iniziavo, comincio a pensare, devo fare la ricetta che stupisce, la ricetta che qui... Poi ho detto, ma dai, stiamo scherzando, cioè, noi siamo quelli che facciamo una cucina semplice, la cucina per tutti. Volete sapere che cosa si fa? Dai, andiamo. Dai, svegliamo il mistero semplice. Un tortino di patate con il tonno, ma non il tonno quello pregiato. Tonno in scatola, buono, però tonno in scatola di cipolle. Andiamo a fare la ricetta. Prima cosa che si fanno, cipolle. Andiamo a tagliare. Io ho questo vizio di dire andiamo a tagliare, vado a tagliare io, però insomma, se voi mi seguite, le tagliate con me. Le potete affettare, tritare, un po' come volete, però non proprio piccoline, cioè devono rimanere dei pezzi abbastanza integri. Oggi userò la cottura tradizionale, nel senso le metterò in padella, un pochino d'olio e le facciamo andare. Altrimenti il sistema più rapido in assoluto è quello di metterle nel microonde. Però è una cosa che ho notato, che non tutti usano il microonde. In realtà anche io spesso e volentieri uso il microonde come soprammobile. Partiamo con la cottura. Padella, semplice padella. Accendiamo non la padella ma il fuoco, che sarebbe gradevole partisse. Giro d'olio e potrebbe bastare così, se volete, e io lo faccio un pochino più goloso, guardate, non è quanto saranno, pochissimi grammi, un pochino di burro e via, ci mette le cipolle. Queste cipolle devono stufare lentamente, si devono ammorbidire. Vi serve di aggiungere un pochino d'acqua perché non riuscite a gestire bene il fuoco, con la forza ci mettete un pochino d'acqua, senza esagerare, senza esagerare. Qual è il modo per poterle fare andare tranquillamente facendo tirare fuori velocemente il liquido della cipolla? Sapete, la cipolla è composta quasi al 90% d'acqua, si aggiunge subito il sale, se ne mette un pochino. Forse tante volte non si riesce a percepire quant'è, ma due pizzichi, io non lo so quanto saranno, forse sarà un grammo, non lo so, poco comunque. La fiamma, che non deve essere fortissima, e lasciamo stufare e facendo tirare fuori il liquido. Ora andiamo a coprire, una stupidaggine che faccio quasi sempre. Bagnate il coperchio, ovviamente dalla parte di sotto, proprio tenete così, quindi in trappola un po' di umido e coprite. Si abbassa la fiamma e ora ci lascio andare proprio al minimo, non ci serve che vada troppo veloce. Passaggio successivo, perché questa è una ricetta che andiamo proprio in modo sequenziale. Patate lessate, come le volete lessare queste patate, come vi pare, cioè il sistema che trovate migliore, c'è chi lo fa al microonde. Io per esempio non sono proprio capace a farlo al microonde, o almeno ci ho provato e mi sono inseccolito, evidentemente ho sbagliato qualche cosa. Andate a sbucciare se le volete sbucciare, se è facile, queste sono, vedete, si manipolano abbastanza bene, altrimenti si può anche tranquillamente schiacciarle con lo schiacciapatate con la buccia, rimarrà qualche residuo, ma insomma basta toglierle. Questo è un lavoro onestamente noioso. Quante patate? Voi fate in questo modo, le patate lesse sono sempre buone, in qualche modo si usano sempre. State sempre un po' sopra quello che è la ricetta. La ricetta vi dice un chilo per quattro persone. Mettetene anche un chilo e due, un chilo e tre. La varietà delle patate, la patata che vi piace di più. Dirvi poi la varietà X, Y oppure che ne so, varietà che sono solamente qui, che serve? Tanto poi non le trovate. La noia mortale è terminata, sbucciata quasi per bene le patate. Nel frattempo, ovviamente, le cipolle. Ah, è questo, vedete? Guardate, vedete quanto sono morbide? Queste sono perfette. Nel frattempo faccio una cosa, piccola variante un po' mia personale. Padellina. Variante mia personale, ricetta è mia, quindi no, ma nel senso che lo faccio solo per me, perché a casa mia il piccante non piace praticamente a nessuno, piace solamente a me, ma siccome a me piace, e neanche poco, e non solo a me, perché anche l'operatore che sta imbracciando la telecamera, questa è una cosa che ama, peperoncino secco, che so che è bello piccante, lo metto in quest'olio, faccio scaldare, lascio un po' in infusione
e poi userò quest'olio per aromatizzare la torta. La parte mia, diciamo, la parte mia della torta. Prendiamo una ciotola piuttosto grande, schiaccia patate. Io per queste cose qui sono un po' come un bambino piccino. Se vuoi, ora riesco a farlo perché sono qui davanti, ma avrei voglia ora di cominciare a prendere queste patate che sono appena schiacciate e mangiarle. Vabbè, cerco di resistere. Cerco. Cominciamo a mettere gli ingredienti, un paio d'uova. Non vi allarmate se le vostre uova sono più chiare rispetto a quelle che sto mettendo io. Guardate che bella cosa arancione. Queste sono le famose uova speciali per fare anche la pasta fatta in casa, quindi coloreranno un po' di più. Volete sapere perché sto usando queste? Perché queste ce l'avevo. Parmigiano, un bel po'. Appena un pochino di latte per ora, ma proprio appena, dico proprio appena. Un pochino di sale e intanto cominciamo a impastare questi ingredienti qui. Un pochino di burro, poco, se non volete mettere burro potete mettere tranquillamente anche dell'olio. Io ho scaldato circa mezzo litro di latte, però in realtà ne metto un po' per volta, perché anche qui, no, se vi dico mettete mezzo litro, poi magari avete una patata umidissima e vi viene un impasto troppo lento, oppure al contrario vi serve ancora un po' di più. Vedete com'è duro questo impasto? Cioè devo fare comunque un po' di forza. Aggiungiamo ancora del latte. Non deve diventare un purè, ma ovviamente non deve diventare neanche un mattone. Sale. Ancora parmigiano. Due tagliettine dove ho messo un po' di burro e un po' di pangrattato. Ora vado a mettere il composto. Primo strato, composto. E con un minimo di delicatezza vado a fare il primo piano. Acciughina sott'olio, ne prendete, vedete? La spezzate leggermente a mano. Un paio di acciughine sono più che sufficienti. Questa, che è quella rossa, andiamo a mettere il famoso olio piccante. Non ne serve tantissimo, ne serve un pochino. E ora le cipolle, fantastiche. Le dividete, un po' da una parte e un po' dall'altra. Quanto mi piacciono le cipolle. Prossimo ingrediente è il tonno. Tonno in scatola. E in ognuna di queste torte andrò a mettere una scatola, proprio avete presente la classica scatola da 160 grammi? Quella. Ora si copre con le patate. In quello piccante, ancora qualche gocciolino di olio piccante. E ora ci andiamo a grattugiare sopra tantissimo formaggio. Potete scegliere il tipo, Io qui ho messo un edamer, ma potete mettere un groviera. Su questa qui, non piccante, ci aggiungo anche dei pezzettini, così, oltre quello tritato. E invece in quella piccante non metto niente. Se volete, potete mettere un pochino di fiocchetti di burro sopra. Forno, 200 gradi, statico, quindi se lo mettete ventilato mettete sui 190 gradi. Per quanto? Io direi che almeno 10 minuti, ma forse un quarto d'ora va meglio. Quando è tutto bello gratinato, se vedete che dopo un quarto d'ora ancora non c'è quella bella gratinatura, mettete un pochino di grill. Quindici minuti di forno statico e poi 5 minuti di grill, aumentando un po' la temperatura perché l'ho portato su 220. Il risultato, per quanto mi riguarda, è spettacolare. E ora che bisogna fare? Assaggiare. Allora Davide, si assaggia, no? Ah, ti volevo fare uno scherzo crudele perché in realtà questa è piena, lo so che è piccante, non lo ami tantissimo. Questa è piccante e questa no. Vuoi assaggiare questa? Vai. La crosticina? Oh, è favolosa. Va bene così? Ah, guardate però, è bellina, Poi si gira dall'altra parte. Ta-ta! Assaggio anch'io questa qui, vai, quella piccante la prendo dopo. Beh. Presenta bene. Buona per davvero. Acciughina, cipolla, tonno. Sì, veramente buono. Buon appetito. Oh, siamo bravini.